In questo primo anno abbiamo attivato diversi progetti in tre aree strategiche, l'extended reality, il data science e l'additive manufacturing, e questo lo abbiamo fatto con sei aziende partner e end user del progetto, quindi in settori completamente diversi. Quindi abbiamo sviluppato virtual showroom per accessori, abbiamo applicato soluzioni di realtà estesa per l'assistenza da remoto negli interventi di manutenzione, e abbiamo sviluppato delle piattaforme per l'analisi dati e del digital marketing, e sempre anche funzionali alla manutenzione predittiva, e abbiamo guidato le aziende nell'individuazione di tecnologie di stampa 3D proprio per parti estetiche, parti funzionali e con diversi materiali polimerici disponibili sul mercato. E questo ha anche portato allo sviluppo di configuratori personalizzati sempre per poi la stampa di accessori in additive manufacturing, e ha portato anche a delle valutazioni della sostenibilità economica, quindi aiutare le aziende anche a capire la sostenibilità economica di questi processi. L'innovazione sempre meno viene realizzata all'interno di un'azienda o di una struttura o di un ente di ricerca, ma sempre più questa innovazione nasce da rapporti di collaborazione. L'idea, come accadeva nei vecchi laboratori Dell, dove avevamo i 7 premi Nobel tanti anni fa, è un'idea che oggi non ha più senso, no? E quindi da questo punto di vista l'ecosistema per l'innovazione, gli ecosistemi per l'innovazione, richiamando questo concetto ecologico, ci fanno proprio capire la necessità di integrazioni tra soggetti diversi, un ente di ricerca, le università, le istituzioni e il mondo delle imprese. L'ITI sta per intervento territoriale integrato. Come nascono gli ITI che noi, ed è questa la comunicazione che vorrei dare, vogliamo rifinanziare e rialimentare, così che questa linea di finanziamento possa essere ulteriormente sviluppata da qui al 2027, no? Nel nuovo ciclo di programmazione. Gli ITI nascono dal fatto che si lamentavano spesso e volentieri degli effetti troppo verticali nell'intervento europeo, cioè le misure europee, c'è quella per l'impresa, quella per l'agricoltura, quella per la pesca, e si ibridavano in maniera insufficiente. Nascono gli interventi territoriali integrati che invece hanno come sfondo un territorio, un perimetro all'interno del quale, secondo una logica strategica, era reso possibile da parte delle comunità locali proporre una serie di interventi che si, come dire, coordinavano fra di loro sulle diverse misure. Ecco che quindi nasce, qui affermo, fra le altre cose che il sindaco Calcinaro ha promosso, anche Termotech. Noi crediamo che questo tipo di iniziativa, oltre che in sé valida per le ragioni che diranno, immagino meglio di me, magnifici lettori, avrà un'ulteriore possibilità di futuro con l'ITI ulteriore che noi abbiamo inserito nella programmazione europea, che credo, se Dio vorrà, a settembre finalmente prenderà le mosse. La stessa finalità, che è il bene comune, no? Perché in fondo quello che devono fare le università, secondo noi, secondo me almeno dello Stato, come unica nella Politecnica, è quella di mettersi a disposizione delle comunità e cercare di aprire questo mondo della conoscenza. Gianluca ha detto open innovation, ma già la scienza deve essere aperta, non solamente un'innovazione aperta, noi dobbiamo il più possibile aprire le nostre ricerche alle comunità e trasformarle in qualcosa di utile. Fermo all'epoca, Guido anche lo ricorda perché eravamo sindaci all'epoca, no? Confrontavamo sugli IT urbani. L'ha puntato molto sulla vicinanza alle aziende, sul mondo produttivo, sul mondo della ricerca, sia dal lato delle start-up, sia poi è arrivato il Covid, quindi abbiamo un po' anche potuto rimodulare come sostegno alle aziende, ma questo è uno strumento che abbiamo voluto far anche immediatamente partire. Sappiamo, professor Germani, lo può dire, che non finisce qui il Fermotech, perché anche per motivi di spazio, no? C'è la stampante 3D che è presso l'Istituto Industriale, a proposito di legami, voglio dire, con la ricerca e appunto con anche la tradizione cittadina. Quindi questo è partito
dall'IT urbano, e in qualche modo lo immaginiamo appunto già dentro al contenitore che si sta preparando anche per questo centro di ricerca, che è l'ex mercato coperto, no? Lì sappiamo che